primaria urologa dell'ospedale di Grosseto dal 1983, e nel corso di questi anni abbiamo messo a punto le varie tecniche che potessero portare a soluzioni chirurgiche dei nostri pazienti, dalla chirurgia della prostata, dalla chirurgia della vescica, la chirurgia endoscopica, la cistectomia con perfezionamento di una vescica ileale ormai da più di 20 anni, prostatemi radicali, tutto quello che si poteva fare in urologia per venire incontro ai problemi dei nostri pazienti. Da qualche tempo ci siamo interessati alla chirurgia laparoscopica e poi successivamente alla chirurgia robotica. Io sono venuto a Grosseto dal 1974 e dal 1974 operiamo i pazienti urologici. Ho iniziato come aiuto in una sezione di urologia e chirurgia generale e poi si è costituito il reparto di urologia. Per cui sono più di 30 anni che si fa chirurgia urologica in questo ospedale e io credo di aver trattato in prima persona almeno 40.000 persone e quindi di avere l'esperienza necessaria per poter passare a un nuovo tipo di chirurgia, anche se in un'età piuttosto avanzata. È stato questo che mi ha dato lo spunto per interessarmi della chirurgia laparoscopica prima e della chirurgia robotica dopo. La chirurgia laparoscopica l'avevamo iniziata già da qualche anno, però poi in effetti e per la curva d'apprendimento e per i costi e per tante cose si era un po' abbandonata. Poi da quando siamo riusciti a impossessarci, a venire a contatto con la chirurgia robotica, le cose sono cambiate, perché il robot permette una curva di apprendimento molto più rapida, che ci ha permesso di maturare esperienze molto più rapidamente. Poi ci sono certamente degli interventi, come anche la chirurgia della prostata, la chirurgia del rene, la chirurgia della vescica, che abbiamo iniziato da poco, però ancora non abbiamo l'esperienza per poter dire effettivamente se è meglio in un robot o laparoscopica oppure a cielo aperto. Questo non glielo posso dire in questo momento. Però nell'immediato anche questo dà un risultato importante. Cistectomia radicale per un paziente che era affetto da neoplasia vescicale e al quale avevamo posto l'indicazione a fare una cistectomia radicale con neovescica ileale, cosa che ormai è un intervento che noi correntemente nel nostro reparto facciamo da più di 20 anni, anzi molto di più di 20 anni, perché io ho imparato a fare la cistectomia radicale con neovescica dal mio maestro, professor Angelo Arconcia. Esattamente, lui le faceva a Siena nel 1965-66, in un'epoca in cui ancora in Italia non si faceva questo intervento, che l'aveva imparato stavolta dal suo maestro Cuvolero. Per cui quando io venni a Grosseto nel 74 cominciai subito a fare, insieme con il chirurgo professor Magaldi, le cistectomie radicali con neovescica ileale. E quindi modestamente la mia esperienza è ultra trentennale. Da questo è stato. Abbiamo pensato di fare prima col robot e forse anche avendo un'esperienza sia io che la mia equipe da tanti anni di cistectomia ci siamo trovati abbastanza bene perché abbiamo condotto la cistectomia radicale con prostatectomia radicale e con linfadenectomia e tutto sommato abbiamo condotto l'intervento con convenzionamento a una vescica però open e non laparoscopica in 8 ore, che è il tempo che ho letto, leggendo anche la letteratura per quelli che hanno fatto questo intervento prima di noi, che è il tempo giusto. Quindi il risultato è stato buono, il paziente è guarito, è andato a casa in 14ª giornata e ci vogliamo continuare su questa strada. Sì, debba essere aggiornato questo robot che c'è, perché questo robot è un robot di prima generazione. Oggi le cose sono migliorate, sia tecnologicamente sono migliorate, ma anche so per esempio che con questi robot più moderni il posizionamento del robot è più rapido. Per esempio in un intervento di cistectomia si perde molto tempo perché va posizionato il robot un paio di volte. Quindi il posizionamento del robot comporta, che ne so, tre quarti d'ora, un'ora di tempo, eccetera. Quindi sono dei tempi morti che se si riesce a ottenere una nuova macchina, questi tempi morti si accorciano. Questa nuova macchina è più maneggevole. A parte aggiornamenti per i bracci, per le ottiche, eccetera, ma anche la manovrabilità è più semplice. Quindi tutto va a scapito dei tempi chirurgici. Se i tempi chirurgici si accorciano va meglio anche per il paziente. E noi vorremmo un robot nuovo per questo, anche perché qui c'è anche la chirurgia generale che adopera il robot in maniera abbastanza importante. Non ci scordiamo che la robotica è nata a Grosseto, è importante, che quello che ha dato il professor Giovanotti alla chirurgia robotica lo sanno tutti ormai. Per cui
la chirurgia l'adopera in maniera concreta, anche noi ci siamo approcciati in maniera molto seria. Può diventare una cosa interdisciplinare, perché sappiamo che anche la ginecologia può trovare tanti sbocchi nel robot. E quindi noi vorremmo pigliare un robot, che l'amministrazione ci prendesse un robot nuovo, ci facesse una sala operatoria, cioè decidesse di mettere il robot in una sala operatoria dove tutti ci possono accedere, perché oggi il robot è una sala operatoria della chirurgia generale e noi dobbiamo ringraziare loro che ci fanno operare, però è una sala operatoria che poi viene adoperata negli altri giorni come sala operatoria chirurgica. Quindi dal momento che c'è questo sviluppo per la chirurgia robotica, ormai c'è, esiste, non è che ce lo siamo sognato soltanto noi, la regione ha deciso di comprare il robot, quindi vuole incrementare questa chirurgia. E allora in un posto come Grosseto, dove è nata per primo, dove noi abbiamo acquisito l'esperienza che altri ancora devono fare, è impossibile che non veniamo trattati in una maniera, cioè noi ci auguriamo molto questo, insomma. Quindi che l'amministrazione capisca che la chirurgia c'è, la chirurgia robotica c'è, cerchiamo di migliorarla. I pazienti sono contenti, cioè sono contenti perché noi ci spiega che intanto se decidiamo di fare, che ne so, una costruzione radicale robotica, significa che noi vogliamo fare un intervento per guarirlo, poi lo facciamo offrendogli la migliore tecnologia, quindi penso che, cioè finora non abbiamo avuto mai nessun male che ha detto no, io voglio essere operato, cioè nei casi selezionati, certo non si può fare a tutti, ma nei casi selezionati a cui si può fare tutti i pazienti sono stati contenti.